Ragazzi e ragazze, buongiorno. Oggi sono in trasferta per questo weekend a Reggio Emilia. Sono in un posto bellissimo. Questo è un bed and breakfast che si trova vicino al centro, in una via piena di ville antiche. Mi sembra di essere tornata indietro di 2 secoli. Mi sembra di vivere ai tempi delle crinoline dell'Ottocento, insomma, è un posto bellissimo. Vi faccio vedere una parte di questa bellissima villetta dove siamo alloggiati io e Riccardo. Allora, è una villetta che è stata costruita, penso, nei primi del Novecento, se non più prima. Dietro di me c'è questa bellissima tappezzeria. Questo è l'ingresso. Poi vi faccio vedere il salottino, che è stupendo perché veramente si torna indietro di 2 secoli tranquillamente. Ecco, è tutto così meraviglioso. Cioè, qui ci farei veramente una festa stile anni 20, stile anni 30. Poi c'è l'altro pezzo di salotto, c'è questo bellissimo arazzo. Ecco, io quando vengo in Emilia-Romagna prendo la Z degli Emiliani. Poi vi faccio vedere la nostra stanza, che è questa. È una stanza anche lei in stile retro, molto bella, veramente che dà su questo giardino stupendo. Io sono esterrefatta perché questo posto mi piace tantissimo. Ci sono fiori nel giardino, qui dietro c'è. Dietro al letto c'è questo arazzo bellissimo, questo quadro meraviglioso. E poi vi mostro anche una parte di cucina. Allora, là, ecco, questo è l'ingresso. La cucina è questa. Qui c'è il padrone di casa con il mio compagno, che è un suo amico di vecchissima data. Qui è tutto anche qui improntato sul retro. Come vedete c'è il lampadario che è fatto con gli stampini di... Sono i miei fans di YouTube. Ecco, mi sembra proprio di essere catapultata così, nell'Ottocento, è un posto bellissimo. Poi c'è la parte sotto che contiene il bagno e un'altra stanza. Adesso stiamo aspettando altri amici. Sono gli stessi con cui l'anno scorso abbiamo fatto quel bellissimo weekend a Trieste, che è stato bellissimo, ma lontano, troppo lontano. Veramente lontanissimo. Qui siamo nell'ingressino che si trova vicino all'altra stanza, che è questa, dove ci dormirà un'altra coppia di amici. Qui c'è l'anti-ingresso di questa stanza e questa è la camera con i due lettini. Anche qua mi sarebbe piaciuto dormire perché la trovo ancora più intima. Ecco, qua ci farei venire veramente Bruno Barbieri a fare una puntata di 4 hotel. E il bagno è una chicca perché anche lui è improntato, scusate, sul retro. A parte la doccia, vabbè, guardate che bello anche il lavello con questa ceramica tutta così decorata, seggiolino, questo specchio. Cioè, veramente io sono incantata perché adoro questi posti retro. Anche quando vado al mare, il mio albergo si chiama Belle Époque proprio perché ricorda molto lo stile fine 800, inizio 900. E devo dire che questo posto mi assomiglia molto. Non sono ancora andata in centro, andremo tra poco quando arriveranno le altre coppie e voglio vedere se c'è qualche profumeria da andare così a visitare. Mi hanno parlato di questa profumeria Floris, però non so se è vicina o che. E comunque niente, volevo farvi vedere questo scorcio di posto veramente suggestivo, è proprio un bellissimo posto suggestivo. Qui sono di nuovo nella mia stanza e veramente mi viene voglia di mettermi un abito antico di quelli con la gonna larga e lunga, però non si può fare. Quindi, come vedete, Barbie non mi possessa più. Perché mi ha posseduta la Barbie, adesso sono tornata me stessa e farò qualche video magari domani perché sono ancora qui e poi si torna a casa. Al prossimo video, grazie per avermi seguita come sempre, ciao!